Posto che tutti siamo felici e contenti per questa new entry fra i platini unici, la reale domanda è, secondo me, perché? Perché dare un platino in questo momento attuale a questo personaggio, soprattutto quando il meta gli è totalmente avverso? E parliamo ovviamente di un cooler che, oltre ad avere delle meccaniche anti-endurance post-main, possiede anche un anti-Super Saiyan e quindi farà danni maggiorati su di lui e quindi lo spaccherà in un certo senso, più lock eccetera, quindi veramente non ne parliamo. E parliamo ancora di un meta in cui girano questi due che a prescindere hanno l'anti-endurance. Quindi mi chiedo, ma per quale motivo lanciare questo platino in questo momento attuale? Che tra l'altro è anche molto carino perché ha buonissime stats sia dal punto di vista difensivo sia dal punto di vista offensivo. Il terzo slot anche molto molto interessante, come vedete si basa molto sui rientri, o meglio sugli attacchi finiti dei nemici, anche se questi qui tradotti sarebbero i rientri del personaggio, perché lui è ovviamente un personaggio che deve subentrare per interrompere la combo, per poi farla finire ovviamente al nemico lì. È molto carino, lo andiamo a provare. Ragazzi, mi ha fatto schiattare in corpo, come si suol dire, non sapete quante gomme ci ho buttato. Allora, ce ne avrò buttate minimo 600 e non so manco da dove le ho trovate. Beh, 300 le tenevo sotto, più altre nel gift box, eccetera, eccetera. Insomma, ne avrò buttate almeno 600 soltanto per il terzo slot. Questo altro secondo slot, il massimo che sono riuscito a fare è questo qui, pensate un po', quindi 21 su 30 e 10,70 su 15. Comunque, lo andiamo a provare all'interno di questa lineup un po' particolare, con i droidi e con Cell purtroppo a 3 stelle. Ma comunque sono sicuro che qualche piccola soddisfazione riuscirà a darcela. Detto questo, proviamo quindi Mirai Gohan col nuovo platino. Bene, primo match per noi. Diamoci una piccola carica. Oddio, oddio, non esageriamo però, perché adesso questo se lancia. Ecco, infatti, come immaginavo. Allora, vediamo un attimo se mette Broly. No, non mette Broly. Ok. In realtà lì potevo anche pensare di lanciare i droidi. Anzi, facciamo così. Lagga comunque. Vabbè, quale novità, quale novità, oserei dire. Lanciamoci adesso quei droidi. Andiamo un po' avanti, visto che continuano ad avere una verde ultra mega sbroccata. E come vedete, questa è la magia dei droidelli. Questa è la magia dei droidelli, ma questa è anche la magia di Cooler, purtroppo. Eh già, eh già. Sì, prendiamocela con loro, dai, va bene. Prendiamocela con loro. Andiamo su 18, magari. Ok, ok, Gohanetto. Questo è il tuo momento, anche se non mi piacciono i danni che stai facendo. Non mi piacciono molto i danni che stai facendo su sto Broly Ultra. Ora, è vero che è un Broly Ultra, quello sì, però non mi piacciono tantissimo i tuoi danni. E potevo pure lanciare questa ulti prima, mi sa, a sto punto. Va bene. Oh, calmo, calmo, cool. Calmati un attimo, Cooler, per favore. Vade retro. Vade retro un corno, perché se... Vabbè, vabbè, vabbè. Allora, cosa buona, cosa buona. Almeno d'ora in poi avremo Gohan con la nullifica dell'elemento a sfavore. Almeno quello. Almeno quello, ce la prendiamo come cosa positiva. Allora, io lancio perché non so se può rientrare già Broly. Infatti poteva rientrare, meno male. Meno male, beh, non ci siamo fatti bloccare. Peccato che non siamo buffati dal gauge. Ma dai, però bel danno, eh. Bel danno. Ok, perfetto. Gohan, beccavi all'ingresso o no, non becca all'ingresso? Perfetto, non lo ricordavo. Ok, adesso siamo, attenzione, non più a sfavore su Cooler. Va bene, va bene, va bene. Purtroppo non me la sentivo, non sapendo se... No, cioè, non riuscendo a capire se si trattava di una long range o meno. Non me la sono sentita di rushare. Continuiamo a tenere. Ok, continuiamo a tenere. Lui qui ha nullificato. Mio Dio, eccolo qui. Eccolo qui. Cooler is back. Purtroppo ho dovuto togliere Gohan e il suo showcase. Mi avrebbe tolto l'endurance, ragazzi, quindi... Saremmo partiti totale. Questa purtroppo è più o meno una partita che in tutto e per tutto ci dice quello che è attualmente il meta. Cioè, con Cooler di mezzo, lanciare il Platinum Mirai Gohan non vuol dire farlo tornare. Vuol dire semplicemente farci soffrire. Farci soffrire per un personaggio veramente bello,
bello, ma che purtroppo nelle condizioni attuali non può dire tanto, ecco, mettiamola così. Ok, mi sa che avevo perso pure la combo. Nel lag ovviamente si capisce ben poco. Ah, vediamo se riusciamo a recuperare il Vanish. Magari questo qui ce lo... Sì, l'abbiamo recuperato. Il Vanish di sicuro l'abbiamo recuperato. Vediamo se riusciamo anche a recuperare la partita. Ne dubito. Ne dubito. E non so se Cooler poi c'ha ancora l'anti-endurance eccetera. E noi se ce l'abbiamo ancora. Non dovremmo però. Cavolo, fermi un attimo. 9.50, 9.15. Però siamo un elemento a sfavore di nuovo. Vediamo se lo shottiamo. Ok, shottato, perfetto, perfetto, perfetto. Ragazzi, non vuol dire nulla questa vittoria. Questa partita in realtà per me è stato lo specchio della realtà. Se non ve la giocate voi benissimo, non vincete contro Cooler. Secondo match. Ok, subito. Subito. Ok, oh, lo sapevo. Alla grande. Big predict qui. Allora, io mi porterei onestamente su 18. Mi porterei onestamente su 18. In modo da provare a... Ah, cavolo, è vero, Trunks. Vabbè, vai, 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 subito, subito, subito. Un attimo, Cell. Ok. Ho dimenticato che Trunks aveva l'antidroidi. Bravo, Mirai Gohan. Ottimo, beccato. Buono. Guanetto però... lasciato un pochino i danni a casa. Così sembra. Così sembra, Guanettos. Così sembra. Non so quanto sia stata una cosa buona utilizzare questa verde, però. Vediamo se riusciamo a portarcela a casa con sta SM. Credo di sì. Olè, portata a casa. Calma. No, cavolo, si è fatto un'altra verde. Fermi, fermi, fermi. Speriamo di spottarlo con questa ricarica. Spottato con la ricarica. Non so se siamo riusciti a caricare il gauge. Però l'abbiamo spottato con la ricarica. Olè. Mamma mia, Sellone, oh. Mamma mia, Sellone, Conetto. Devi chiuderla solo tu questa. Non è vero, non chiudi un cavolo. Non ho fatto niente all'interno di sta fight con... più o meno in realtà ho fatto poca roba, mi sa, pochissima. Ci è servito per quel cover effettivamente, quello sì. Va bene, buona la seconda, prossima. E giochiamoci anche l'ultima, dai, giusto per non appesantire lo showcase. Allora, carichiamoci con Cell. Cavolo! Cavolo, scappa, 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 Gohan, scappa! Scappa subito! No, questo lo devo vincere! Questo clash è da vincere. Mamma, meno male. Meno male, meno male, meno male. Meno male che abbiamo vinto sto clash. Meno male, raga. Capite perché è un problemone in questo momento attuale avere un equipaggiamento di platino per Mirai Gohan e quindi cercare di farlo tornare giocabile quando in realtà non lo può diventare. Mi sa che devo tenere 17 così. Perché poi avrei doppio svantaggio contro Vegito. E non va bene. Non va per nulla bene. Tra l'altro i droidi, non so se ve ne state rendendo conto, ma stanno a tirare. Cioè, ragazzi, stanno tirando praticamente giù Gogeta blu da su. Ok, ok. E andrebbe riportato in meta tramite platino unico Mirai Gohan con questi, con Cooler. Che questi qui possono rushare, tra l'altro, quando vogliono. Cooler dopo la main. Cooler che locca. Cooler che si lancia un ultimate su Mirai Gohan. Non vi dico che fine gli fa fare. Davvero? Vabbè, ma siamo sicuri che questo platino andava lanciato adesso? Cioè, il personaggio è fantastico. E attenzione, è ottimo. Ma siamo proprio sicuri che andava lanciato adesso sto platino? È quello che dico. Ma perché non lanciarlo in un altro momento? Perché... non lo so, non lo so. Vabbè, ce l'avremo per il futuro, attenzione, questa è una cosa buona. Però non lo so, onestamente, poi... fino a che punto potrebbe aver senso avercelo in questo momento. Cos'è? Perché si è fermato tutto? Non ho capito. Ma soprattutto perché non ha messo Vegito? Forse non lo poteva mettere? No, cioè...
lagga, di sicuro lagga. Di sicuro lagga, mi sa che ha abbandonato il match. Abbandonato, vero? Ha abbandonato, perfetto. Ragazzi, fatemi sapere, non lo so, che ne pensate voi di questa scelta di lanciare in questo momento il platino. Allora, sui platini secondo me non bisogna mai sputarci addosso, tra virgolette, ok? Va benissimo. L'unico problema, ribadisco, è soltanto il momento in cui è stato lanciato. Vero che se mi lancio un platino, a prescindere da quello che sia il momento, comunque il personaggio per il futuro, magari per un possibile ritorno, comunque ce l'avrà già, magari anche quando avrà uno Zenkai, per dirvi, avrà comunque già sotto il suo platino unico, veramente ottimo. Quindi quella è la cosa buona. Però, ribadisco, per me i platini unici andrebbero gestiti in un altro modo, cioè andrebbero gestiti un po' alla Gogeta Quarto. Alla fine, gli unici platini unici, per l'appunto, che sono riusciti realmente a fare un lavoro quasi come fosse uno Zenkai sul personaggio, quindi a riportarlo seriamente in meta e giocabile anche per tanto, sono stati quello di Gogeta Quarto e... mio Dio, a memoria adesso non ricordo, magari ve lo ricorderete sicuramente voi, fatemelo sapere nei commenti. Però è da un po' di tempo a questa parte che sto notando che stanno a lanciare sti platini unici su personaggi che hanno il meta contro o che non hanno comunque un meta team messo bene dietro. Quello è il problema. Cioè, una cosa è se me lo lancio con Gogeta Quarto, me lo riporti con le revive in giro e con i fusion, e quella è una buona gestione di un platino. Una cosa invece se me lo lanci su Bardock con Cooler di mezzo, su Kid Buu che non ha un vero e proprio meta team, su Mirai Gohan punto e peggio con Cooler di mezzo e i droidi ancora in giro. Secondo me andrebbero gestiti in altro modo. Ecco, fatemi sapere comunque cosa ne pensate. Quindi mi piace, commenti, iscrivetevi, condividete. È indubbio che il personaggio sia forte, ma ci abbia un meta contro. Detto questo, anzi è comunque a prescindere uno di quelli che c'ha di meno in assoluto fra i gialli il meta contro, perché se crepa un alleato almeno lui c'ha poi la nullifica e quindi lì è giocabile, ecco, in un certo senso. Va bene, voglio sapere cosa ne pensate.